Legal design, accessibilità e diritti. Io sono molto curioso di capire che cos'è legal design, poiché è un concetto per me completamente nuovo, non lo conosco. E quindi vorrei capire come si pone in rapporto a quelli che sono appunto i diritti dei cittadini, soprattutto quelli affetti da disabilità, e quali sono le metodologie che propone per migliorare la loro situazione. Abbiamo con noi Nicole Monte ed Andrea Cavalloni, entrambi di 42 Law Firm. Prima di cedere la parola ai nostri speaker, voglio ricordare ancora una volta due cose. Se avete delle domande da fare, potete farle direttamente nel canale Discord oppure sulla chat live di YouTube. Al termine della sessione gireremo le più interessanti ai nostri speaker. Mentre per i docenti che assisteranno a questa presentazione e vogliono ottenere i crediti riconosciuti dalla piattaforma Sofia, il codice da utilizzare è 21.216, ve lo ricordo di nuovo, 21.216. Adesso lascio la parola ai nostri speaker. Ciao a tutti, buonasera, grazie Alessandro. Ciao a tutti. Ciao Andrea, mi sentite bene, corretto? Non ci sono problemi di audio? Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro. Ok, allora io vi condivido immediatamente alcune slide che abbiamo preparato io e Andrea, così fughiamo subito i dubbi di Alessandro su che cos'è il legal design, perché appunto vorrei partire da una definizione. Allora, vedete le slide? Esatto, le vediamo. Ok. Allora, vi tolgo anche le miniature così lo vedete meglio. Allora, vabbè, prima slide, ringraziamo tutti i nostri sponsor per l'evento e per la possibilità di essere qui. Allora, riprendo brevissimamente il nostro abstract per rispondere parzialmente alla domanda di Alessandro, nel senso che in che senso il legal design può rappresentare un approccio giuridico in grado di colmare alcune delle lacune che ci sono nell'accesso ai diritti per chi ha difficoltà ad accedere a determinati diritti. Anzitutto vorremmo partire dal concetto di personas. Il concetto di personas è mutuato dal marketing sostanzialmente, non è prettamente giuridico e anzi i giuristi che mi ascoltano sicuramente potrebbero storcere il naso. Però se guardiamo al concetto di personas come il destinatario del messaggio, perché poi è di questo che stiamo parlando, forse potrebbe essere davvero il concetto guida e lo vedremo, ne parlerò ampiamente, sia per il legislatore quando scrive le leggi, sia per i tecnici. Faccio una premessa di metodo. Ovviamente non sto dicendo che il linguaggio giuridico deve essere meno tecnico. Tutte le professioni, gli ingegneri hanno un linguaggio tecnico, economisti, politici, davvero tutti. Quello che però ci portiamo dietro, e lo vedremo poi dopo con una slide sulla ricerca di lawyer o di avvocato, la ricerca su Google, poi vi tolgo questa curiosità, provate a cercarlo se nel frattempo volete disconnettere un attimo dalla mia voce, è particolare perché noi di fatto già dal Manzoni ci portiamo dietro questo retaggio culturale sulla Zecca Garbugli sostanzialmente, no? Mi viene in mente Gigi Proietti quando nello sketch fa l'avvocato. No, noi non siamo particolarmente stimati avvocati, ma io ci metterei i giuristi in generale, non c'è, non, non, si, non, non abbiamo grande si pensa, non abbiamo grande empatia. E il legal design in realtà fa proprio riferimento anche all'empatia. Quindi concetto di personas, profili ideali di destinatari del messaggio giuridico, che è pur sempre un messaggio comunicativo.
Questo è uno step evolutivo che dal mio punto di vista, e io lo dirò, appunto mi interessava mutuare il legal design anche in quest'ambito, su questo tema, ma è uno step che di fatto, uno step evolutivo di come scriviamo le leggi e come parliamo, dialoghiamo, il nostro messaggio, che dovrebbe essere fatto a prescindere, no? E vedremo come sia determinate leggi ci chiedono di andare avanti rispetto alla zecca garbugli, sia anche i giudici in realtà. Anche i giudici non sembrano particolarmente inclini alla prosecuzione di questo tipo di appesantimento del diritto, dei nostri documenti, dei nostri discorsi e in generale del messaggio comunicativo di natura legale e giuridica. E in ultimo proviamo, Andrea si occuperà di illustrare alcuni dei diritti che sono stati sanciti per l'accesso alla giustizia dall'ONU fondamentalmente, e poi faremo magari qualche esempio di come sono già stati portati avanti con successo alcuni progetti sperimentali sul legal design. Ecco, questa è appunto un po' la scaletta che vi ho anticipato. Allora, io vi avevo detto, avrei iniziato con la definizione di legal design, ma in realtà io voglio sempre... sono stata definita naif per questa definizione di diritto, ma ne vado abbastanza fiera. Che cos'è il diritto per me? E per me il diritto è quello indicato dall'Antigone in questa frase sostanzialmente. Leggi non scritte, nate degli dèi, non sono d'oggi, non di ieri, vivono sempre, nessuno sa dove, quando comparvero né come. Perché? Perché innanzitutto perché quello che faccio mi piace, lo amo, ho studiato legge perché mi piaceva la legge e continua a piacermi, e non ritengo che le leggi siano degli uomini, o almeno quelle scritte. Esiste un diritto, un'idea di giustizia che prescinde da quelle degli uomini, quindi in questo senso credo sia in qualche modo nobile, no? In questo senso mi sento un po' meno azzeccagarbugli rispetto alla mancanza di empatia e di simpatia che pure suscitiamo in tutti gli altri. Se partiamo secondo me da questa premessa, tutto ci diventa un pochino più empatico. E quindi io pur nella mia definizione di naif parto da questa premessa, perché è legal e design, dove design non va inteso, questa è un'altra digressione ma mi piace sempre ricordarlo, design non va inteso come disegno, non dobbiamo pensare mai al legal design o al design in generale come un disegno, come una forma, come queste iconcine. Queste sono iconcine, sono utili, perché sto parlando di diritto e c'è la bilancia che è immediata e significativa, no? Rimanda subito al concetto di giustizia. Ma il design è progettazione. E il legal design nasce a Stanford, nel Legal Design Lab, e in particolare da Margaret Egan, che è, io ho avuto il piacere di conoscere, di incontrarla più di una volta, e lei si definisce anche lei giurista, meglio, ha fatto la School of Law a Stanford, ma dice sempre di essere anche una designer, e lei ovviamente disegna anche molto bene. Ma ripeto, il design nasce a Stanford dal design thinking, che è un metodo affine a, magari siete più familiari con l'agile, è un metodo sostanzialmente per gli ingegneri di sviluppo, efficace evidentemente, perché tendenzialmente a Stanford riescono a tirare fuori cose particolarmente brillanti, e nasce mutuando alcune dei concetti del design thinking, arriva alla definizione di legal design. L'ho tradotta forse male, non lo so. Il legal design è un approccio incentrato sull'uomo, teso alla risoluzione di problemi legali e dall'innovazione legale,
Questo approccio di fatto combina diverse expertise, evidentemente quella dei giuristi e alcune figure professionali, quindi quella dei legali, con le metodologie dei designer che appunto, come ho premesso dilungandomi, non sono solo dei disegnatori, chiamiamoli così, ma sono veri e propri, possono essere un designer, può essere anche un ingegnere, designer può essere l'architetto, quindi non stiamo parlando di disegni, stiamo parlando di progettazione. Ed è qui che ci torna anche, no, quello che vi dicevo prima sulle personas, su un linguaggio giuridico che deve anzitutto modificarsi per arrivare a chi si rivolge, alla persona, al destinatario del messaggio. Quindi tre diverse figure per creare veri e propri sistemi legali, servizi, processi, percorsi di studio maggiormente fruibili, comprensibili e accattivanti. Accattivanti perché ovviamente spesso e volentieri non sono i concetti legali, giuridici in generale, non sono banali, quindi richiamare l'attenzione del nostro interlocutore può essere necessario. Lo è sicuramente quando, ad esempio, ci rivolgiamo ai giudici, a qualcuno che banalmente ci deve dare ragione. Anche in quel caso, quindi appunto distinguiamo, no? Perché vi dicevo prima, legal design, l'Antigone, cittadini, sembra tutto appunto molto, molto bello, ma alla fine è un metodo che noi possiamo utilizzare sempre e tutte le volte in cui di solito preferiamo essere ascoltati rispetto a appunto suscitare un po' quelle antipatie che adesso vedremo. Legal design, la definizione appunto è quella di Margaret Egan, queste sono tutte illustrazioni di Margaret, secondo me molto efficace è quella che trovate alla vostra sinistra, Law, Tech and Design, Law to make a more just and fair society, e quindi qui si torna un pochino, no, il concetto di Antigone, qualcosa di giusto a prescindere, Tech to increase the effectiveness and people's actions, and Design to make things that people can and want to use, e quindi qui abbiamo di nuovo accattivanti, comprensibili ma anche accattivanti. E poi secondo me importante è we need a common language to talk about tech, design and law. Perché abbiamo bisogno di un common language? Arianna Rossi, anche lei è stata collega di Margaret, è andata al Legal Design Lab a Stanford, anche lei conosciuta e persona davvero meravigliosa. Arianna fa spesso riferimento ai segnali stradali. I segnali stradali sono uguali in tutto il mondo e riusciamo a comprenderli tutti. Allora, perché non tentare, no, quello che abbiamo fatto con i segnali stradali, perché non proviamo a farlo anche con altri tipi di topic giuridici, no? Quelli, in particolare quelli che dovrebbero consentirci, anzitutto di lavorare tutti insieme. Secondo di comunicare, ci sono terreni, ci sono field giuridiche che necessitano di un linguaggio comune. Questo troppo spesso ha le barriere linguistiche, ok, sì, però l'inglese ormai lo parliamo tutti, però anche in inglese ci sono evidentemente barriere concettuali di diversi approcci, ok, ma che dovrebbero essere, che con un metodo che riesce a far superare quella barriera, creerebbe di fatto un terreno comune. Ecco qui, questo appunto ve l'ho spoilerato ampiamente, Lawyers Are, questo in realtà l'avevo fatto, l'ho rifatto dall'Italia, l'avevo fatto da Londra, Smart, ovviamente sono stata abbastanza felice di leggerlo, ma il secondo mi ha veramente inquietato è Scary, quindi bene. In realtà credo che, per la geolocalizzazione di Google, provate a farlo dall'Italia, e poi cambia anche ovviamente nel tempo, io ogni tanto lo faccio, nel dubbio, mi controllo cosa pensano le persone di me, e adesso credo sia cambiato, però è sempre curioso. Questo qui invece in italiano è di Natale, infatti vedete le lucine su Google,
Anzitutto mi ha inquietato che i primi due sono gli avvocati per l'immaginario comune, sono di Forum, quindi loro immaginano tutti, ci immaginano tutti col giudice Santirichieri, è bellissimo. E poi già il secondo, ecco appunto, gli avvocati di Forum, abbastanza neutrale, mi fa sorridere, ma è abbastanza neutrale, e poi gli avvocati mentono, ecco. Poi vabbè, rispondono, quindi meno male, almeno rispondiamo. Gli avvocati d'ufficio sono bravi, ed ecco qui che già ci si chiede, no, la qualità, gli avvocati d'ufficio, ma funzioneranno, cerchiamo di capire. Ecco, poi bellissimo sono gli altri tre, perché davvero abbiamo, secondo me, abbiamo raggiunto livelli abbastanza importanti. Difendono i colpevoli, giustamente, e poi lavorano il sabato, sì, posso rispondere, se necessario però, perché abbiamo la vita anche noi, e poi gli avvocati di Berlusconi. Meraviglioso. Va bene, appunto, venerdì pomeriggio non volevo essere troppo noiosa, però ecco, il difetto di fondo della comunicazione legale, dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di tanti, è che scriviamo per noi stessi. È normale che lavoro con Andrea e noi ci capiamo, ma è normale che se inizio, e davvero non vi ho riportato, io di solito riporto ovviamente anonimizzando tutto, alcuni, io nasco penalista, poi sono tech lawyer, ma comunque di animo penalista, alcuni verbali della polizia. Che pure ovviamente, ripeto, si esprime, non è una critica nei confronti dei giuristi, delle forze dell'ordine o appunto dei colleghi, è proprio, noi veniamo abituati così, nel senso, io ricordo che il primo insegnamento di quando facevo la pratica era come scrivere una mail, ma di fatto come complicarla, perché nonostante usiamo un linguaggio giuridico anche quando studiamo, in realtà poi ci ritroviamo il primo giorno di pratica, il mio era il 14 febbraio del 2011, e la prima cosa che mi insegnano è a fare un fax, che spero voi nessuno di voi ricordi, perché era uno strumento diabolico dal mio punto di vista, e la seconda cosa era come scrivere un'email. E come scrivere un'email era in realtà come complicare quell'email, ed era un'email per il cliente, non era un'email per un giudice a cui di fatto non scriviamo email. Quindi, ok, ma c'era quella necessità, c'era la necessità di farmi passare da una persona comprensibile tutto sommato ad esprimermi con il cliente in quei termini. Il cliente poi non lo capisce fondamentalmente. Già non leggono, i clienti già non leggono le mail, non hanno nessuna voglia di ricevere notizie da noi tendenzialmente. In più complichiamo il nostro messaggio comunicativo. Ci hanno insegnato così, forse davvero questa riflessione sull'inversione di tendenza ci potrebbe essere utile. Personas, ve ne parlavo prima. Per produrre contenuti di qualsiasi tipo, anche legali, è innanzitutto necessario comprendere chi sono i destinatari. Ho accennato prima al fatto che dovremmo, o potremmo, seconda, forse cambiare il nostro approccio anche quando scriviamo gli atti. Sicuramente quando appunto l'email del cliente è significativa, perché, ripeto, è un non tecnico, ma anche se sto parlando con tecnici, e lo vedremo dopo, vi ho messo una sentenza tra l'altro recentissima, anche il giudice non ha tutta questa voglia di leggere cose complicate. Io appunto, nel vecchio studio, l'avvocato, che pur era un avvocato insomma, con una certa età, giustamente lui mi diceva: ma quanto hai scritto? Perché il magistrato non ha tempo da perdere con i miei arzigogoli, che sì, possono essere appunto, possono significare, no, linguaggio giuridico, tecnico, ma alla fine io che cosa volevo ottenere da quel giudice? Volevo ottenere una proroga delle indagini ulteriori. E allora, se avevo degli elementi, e i miei elementi erano anche abbastanza forti, io lo ricordo come se fosse ieri, lui mi disse: ma perché devi scrivere tutte queste cose? Quali sono i tuoi elementi? Mettili, cioè, per me puoi farli anche per punti, per bullet point, a me va bene così. Ed è davvero forse un aspetto che
dimentichiamo troppo spesso. Perché? Perché vogliamo mostrare in qualche modo che abbiamo studiato la materia, che abbiamo studiato il fascicolo e quindi non abbiamo trascurato niente. Vero, però possiamo farlo in maniera efficace. Quindi, ecco, mi sono dilungata, ma era quello che poi avevo riportato anche nella slide, focalizziamoci su chi è il nostro lettore, chi sarà mai. Sarà o un collega, dal punto di vista legale, sarà o un collega, o un cittadino, o un magistrato. Plain language, in realtà è quello di cui ho parlato fino adesso, nel senso che abbiamo detto che legal design è un approccio giuridico al problema giuridico, innovativo, di fatto è l'unione di tre differenti figure, legal design e tech, ma partiamo poi da un presupposto di innovazione linguistica, quindi plain language, ok? Che è un'espressione, un inglesismo, ma fondamentalmente vuol dire linguaggio chiaro, linguaggio semplice. Semplice non vuol dire banale o non tecnico, vuol dire semplice, vuol dire che, dopo lo vediamo con una figura che secondo me è molto efficace, di Margaret sempre. Quindi è trasmettere al lettore le informazioni in modo più semplice ed efficace possibile, privo di complessità non necessarie. Quindi una linea retta. Il linguaggio giuridico troppo spesso trascura la necessità di chiarezza per concentrarsi sull'aspetto tecnico, che pure io non voglio trascurare. Abbiamo poi in ultimo quello che secondo me è importantissimo, ed è il ragionamento analitico. Sembra quasi che io mi contraddica rispetto al plain language, ma non è così, perché un ragionamento analitico, anche se applicato con il plain language, consente di rendere una descrizione efficace. E questo secondo me è molto più semplice per chi ha studiato common law, sostanzialmente. Nord America, ma anche UK ha questa impostazione. Esempi. Ecco, una cosa degli esempi o il ragionamento a contrario. In realtà il ragionamento a contrario è molto comune nel linguaggio tecnico legale. Perché? Perché si passa dal comprendere gli elementi costitutivi del problema, individui le priorità su basi logiche e poi passi appunto dal problema alle priorità che vuoi mettere in luce e le metti in luce tramite esempi o ragionamenti a contrario, contrasti, no? Perché ovviamente il tutto partendo da quello che abbiamo detto prima, cioè una semplificazione del linguaggio, che troppo spesso è arricchito di alcune complessità. Ecco qua. Quindi l'avevo preannunciato, c'è un disegno di Margaret, nuovo approccio, quindi personas, parto dal comprendere chi sia il destinatario del mio messaggio giuridico, plain language, mi esprimo con un linguaggio semplice e chiaro, i concetti che esprimo li esprimo con un ragionamento analitico, passo dal problema alle basi logiche con cui voglio risolvere il problema e mi spiego alla persona con un linguaggio semplice. E quindi passo di fatto da una legge che è tendenzialmente così, a una legge più chiara, la linea retta di cui parlavamo prima. Abbiamo visto come questo è fondamentale soprattutto lato legislatore. Abbiamo visto come in quest'anno una legislazione che sì, era una legislazione d'emergenza, quindi non aveva tutto questo tempo, no, di appunto applicare approcci e discutere, dibattere di determinati aspetti della legge, però ci siamo davvero ritrovati con dei decreti legge che ricordavano molto la finanziaria, no, la legge finanziaria che ha tanti commi invece che tanti articoli. Ripeto, ovviamente non c'era tempo e anzi il governo ha lavorato sotto emergenza e quindi non si possono fare tante questioni, però
è stato abbastanza confuso comprendere chi avesse diritto a che cosa, quando si potesse uscire, come si potesse uscire. Mi ricordo a Natale è stato infernale anche solo con i giorni, no? E allora davvero forse lì sarebbe bastato un minimo di disegno più che di design. Polemica chiusa. Approccio tradizionale, faccio alcuni esempi. La doppia negazione. Non si è certi di non poter adempiere. Quindi si può adempiere o no. Ambiguità. Mi conferma dunque di non essere stato concorde e non è così. E anche qui, ovviamente qui il non torna, però sarebbe bastato non dire no, non è così. Mi conferma dunque di non essere stato concorde, anche se anche non essere stato concordi, non essere d'accordo. Però, perifrasi, tale indicazione rappresenta la negazione della circostanza confermata da quanto già in precedenza indicato. E non sto scherzando, non sto esagerando, cioè... Questa qui della perifrasi è copiata e incollata da un contratto. Cioè, diventa davvero, davvero complesso arrivare a qualcuno, chiunque, anche un giudice, il più esperto della Corte Costituzionale, scrivendo così. Ecco, di nuovo Margaret, è un processo innovativo. È un processo innovativo perché appunto ha necessità, quindi legal design, io adesso vi ho semplificato al massimo l'applicazione perché abbiamo un'ora e vorremmo anche rispondere alle vostre domande se ne aveste. Però c'è dietro, cioè se andate a prendere i libri di Margaret sono tutti open source, quindi tutti o quasi tutti comunque, se andate a leggere i libri di Margaret c'è una metodologia da designer che si può applicare, che parte dalla definizione e parte da quello che abbiamo visto, appunto dal semplificare il linguaggio giuridico tutti quegli arzigogoli ad una linea retta. Dall'altro lato però deriva dal design thinking, quindi abbiamo un vero e proprio studio del tema, applicazione, quindi sviluppo di un prototipo, messa alla prova, tra virgolette, del prototipo per capire se in effetti risolve un problema giuridico. A quel punto si torna e si finalizza il prototipo messo in atto per poi creare un vero e proprio prodotto. Ovviamente questo è un approccio strutturato che non si può applicare così in questi termini ad un atto che invece è quello che, di cui vi ho parlato fino ad ora, perché poi era di questo che era questo che il tema. Però tornando all'accessibility, i progetti, in particolare Legal Tech, dovrebbero partire appunto dall'individuazione di un need, la creazione, lo sviluppo di un prototipo che risponda al need, quindi un servizio legale in grado di rispondere alle lacune per l'accessibilità, ovviamente testarlo, si testa sul campo e questo appunto è un approccio assolutamente da designer, da sviluppatori, e poi si finalizza il prodotto se si è visto, se mettendolo alla prova il prodotto è stato efficace nella risoluzione di quel problema giuridico. Adesso vi faccio qualche esempio di normativa, chiamiamola così, che abolisce il legalese, non l'ho mai detto, ho fatto più riferimento alla Zecca Garabugli, però alcuni lo definiscono legalese, il linguaggio legale troppo complesso. Questi sono davvero solo tre esempi, ma ormai quasi tutta la disciplina, in particolare la disciplina di matrice europea, le direttive europee, difficilmente non contengono un riferimento alla necessità di chiarezza.
Vabbè, poi vedremo che il GDPR addirittura fa riferimento alle icone per, nello specifico per alcuni dei diritti privacy. La direttiva e-commerce la direttiva e-commerce fa riferimento, è del 2019, fa riferimento praticamente al plain language innanzitutto chiede di chiarire ai vari prodotti, ai vari portali di comparazione marketplace da dove vengono fondamentalmente le recensioni e la classifica dei prodotti. Quindi devono rendere chiari i principali parametri che determinano il posizionamento dei risultati che appaiono sul sito. E poi viene vietato l'uso, che più non so neanche, in realtà è una pratica scorretta di marketing. I prodotti, non so se vi è mai capitato, ma stessa confezione del prodotto, uno costa meno, uno costa di più, ovviamente l'acquirente, l'utente compra quello che costa meno e poi in realtà il contenuto è differente ed è una pratica che viene abolita. Molte di queste tecniche sono state definite dark pattern e il legal design viene applicato anche e soprattutto ai dark pattern, che sono di fatto pratiche scorrette in ambito marketing. Non ho sviluppato anche questo tema perché sennò davvero vi avrei rubato tutto il pomeriggio e forse sarei diventata anche noiosa, magari lo sono già, ma va bene. Anche il codice delle assicurazioni è del 2016 e stabilisce che le informazioni devono essere fornite ai consumatori prima della sottoscrizione di un contratto. Questo qui in realtà è un po' un annoso problema delle dei contratti assicurativi e dei contratti bancari. Anche IVAS, con la lettera al mercato, appunto con l'introduzione del codice dei consumatori, fa riferimento alla finalità è garantire che i prodotti assicurativi siano consoni alle esigenze dei clienti. Quindi, di nuovo, un esempio ulteriore di come ci sia una tutela dell'acquirente. Aggiungo che lato assicurazioni e banca, forse più assicurazioni, però a me è capitato in prima persona di appunto avere un incidente anche grave in quel momento davvero il contratto assicurativo non è per niente d'aiuto, anche se un'assicurazione di fatto poi ce l'hai e sai che dovrebbe tutelarti. Quindi di nuovo torna una accessibilità ai diritti, che spesso e volentieri anche i diritti di fatto sono una tutela che l'ordinamento giuridico dà in determinate situazioni. Diversamente non ci sarebbe la necessità di cristallizzare un diritto o una facoltà nei confronti del cittadino. Quindi di fatto si parte dalla tutela di un interesse giuridico e poi chi lo fa e la tutela stessa diventa talmente complessa che quasi aumenta il livello di complicazione del problema sembra davvero incredibile, però è così e forse il legal design e appunto o quantomeno una semplificazione del linguaggio aiuterebbe. E di nuovo, plain language nella normativa privacy. L'articolo 12 fa riferimento del GDPR, che sicuramente conoscete perché è quasi una buzzword, quindi l'informativa che sicuramente avrete visto in tante forme. Possono essere fornite appunto le informazioni contenute nell'informativa, che sono preziose perché riguardano il trattamento dei dati, dei nostri dati, possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare in modo facilmente visibile, intellegibile e chiaramente leggibile un quadro d'insieme del trattamento previsto. Qui con trattamento ovviamente si intende trattamento di dati personali, che spesso sottovalutiamo, ma in realtà i nostri dati sono davvero preziosi perché possono essere utilizzati anche contro di noi, quindi non per scopi particolarmente nobili.
Le icone sono leggibili dal dispositivo automatico. Quindi abbiamo visto, io davvero vi ho portato solo tre esempi, ma quasi tutte le normative, soprattutto europee, nascono con un obbligo vero e proprio, sancito dalla normativa stessa, di chiarezza. E di nuovo, anche lì non ho sviluppato troppo il concetto, ma era 2019 a Bruxelles, quando ho incontrato di fatto Margaret, Rihanna, si discuteva con alcuni anche componenti della Commissione europea di come i dark pattern potessero essere banditi in qualche modo, o comunque arginati, l'uso dei dark patterns potesse essere arginato utilizzando il legal design, e di come di fatto la tutela degli user, quindi degli utenti online, andasse verso la tutela che è poi quella rafforzata del consumatore. L'ultimo accenno prima di passare la parola ad Andrea, è davvero, questa è la più recente, ma ce ne sono tantissime, alcune risalgono addirittura al 2012, i giudici che, tra virgolette, bacchettano gli avvocati, e questa però è significativa, perché dice: il ricorso oggi in esame contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Ed ecco che qui torna l'avvocato che mi disse: perché stai scrivendo tutte queste cose quando le cose che vuoi chiedere al GIP sono due. Un ricorso così concepito appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma. Oscuro nella forma, oscuro, quindi vuol dire che lui non riusciva a decidere di fatto. Ma coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso. Ecco, quindi davvero non poteva esaminare e decidere. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati. E questo è vero, nel senso, non dobbiamo pensare al diritto, questo appunto ci viene in mente perché prima vi dicevo che in particolare la normativa di matrice europea richiama a una necessità di chiarezza. Ma dall'altro lato tutti gli ordinamenti giuridicamente avanzati richiamano e necessitano di determinati standard di chiarezza nel linguaggio. Il nostro, in Italia, ma ripeto, non è l'unico, da questo punto di vista deve lavorarci. L'italiano è una lingua bellissima, siamo un po' affetti dalla burocrazia, ma possiamo migliorare. Davvero, ci sono complicatezze che in realtà creiamo da noi. Lascio la parola, allora smetto di condividere, lascio la parola ad Andrea che illustra la parte di accessibilità alla giustizia e appunto di quelli che sono i diritti indicati principalmente dall'ONU, dalla Convenzione. Grazie, grazie Nicole. Intanto buongiorno a tutti. Allora, Nicole vi ha illustrato il legal design e tutto quello le opportunità che può offrire, le magnificenze del legal design. Io invece sono chiamato qua per parlarvi di giustizia, un diritto fondamentale, un diritto che è sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 24, dove si sancisce appunto che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado. Quindi stiamo parlando di un diritto inviolabile per tutti, e proprio perché è per tutti, la giustizia deve essere accessibile a tutti. E infatti nell'ambito della disabilità viene affrontato il tema dell'accesso alla giustizia nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
All'articolo 13 vengono individuati alcuni punti dove si affronta appunto il tema dell'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, quindi un accesso concreto alla giustizia, delle previsioni di accomodamenti procedurali in tutte le fasi del procedimento giudiziario, poi vedremo che cosa si intende, e infine la formazione adeguata del personale amministrativo della giustizia, perché non possiamo avere accesso alla giustizia se non abbiamo un personale formato in tal senso. Ma quando parliamo di accesso alla giustizia, che cosa si intende davvero appunto per accesso alla giustizia? Io ho diviso in tre punti, diciamo i tre punti a mio avviso principali quando si parla di accesso alla giustizia. Il primo punto, che forse è quello che è stato più affrontato negli anni, e sicuramente è stato affrontato in via preliminare, è l'accesso fisico nei luoghi di giustizia, quindi abbattimento di barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso fisico ai tribunali, al giudice di pace, i vari palazzi di giustizia, tribunali amministrativi, dove avvengono appunto le procedure giudiziarie, oppure anche le stazioni delle forze dell'ordine, dove comunque si va per fare denunce o per essere sentiti in caso di indagine. Comunque in generale in tutti quei luoghi dove la giustizia ha il suo corso, fa il suo corso. In questo senso è stato un problema proprio perché affrontato forse fin da molti anni in parte è stato superato, ma non parliamo soltanto di un accesso fisico, perché comunque di problemi ce ne sono, in quanto parliamo anche di procedure per accedere nei luoghi di giustizia. Pensiamo, vi racconto un episodio, per esempio le procedure di sicurezza, vi racconto un episodio che mi ha raccontato un caro amico, successo 3-4 anni fa a Palazzo di Giustizia. Lui è stato, in quegli anni era affetto da una malattia che comportava una disabilità momentanea, lui aveva bisogno di un corpetto metallico per poter accedere a... per poter sorreggersi, e quindi è andato in tribunale perché doveva fare da testimone a un processo, e quando è arrivato davanti al metal detector, chiaramente il metal detector ha suonato come un jukebox, e in quel momento è arrivato la persona addetta alla sicurezza, lui ha spiegato la situazione, il personale voleva che lui si levasse il corpetto, ma questo non era possibile perché lui non si sarebbe potuto sorreggere in piedi. Quindi hanno chiesto di visionare questo corpetto, ma per far questo lui si doveva spogliare e non c'era un luogo adibito per spogliarsi, non poteva certo spogliarsi nella hall del tribunale. Poi, dopo qualche minuto un po' di imbarazzo, il buon senso ha prevalso, l'hanno lasciato entrare, però appunto non poco il senso di imbarazzo, non poco il senso un po' di frustrazione. Quindi anche in questo senso all'accesso fisico alla giustizia, ai luoghi di giustizia, si è fatto tanto, però ci sono ancora delle problematiche che devono essere superate. Il secondo punto invece è quello che secondo me è in questo momento molto, molto attuale, cioè l'accesso ai servizi degli organi di giustizia, perché noi possiamo anche consentire l'accesso fisico ai luoghi di giustizia, ma se poi non rendiamo accessibili i servizi della giustizia a tutti, chiaramente, voglio dire, come fornire una scatola vuota. E in questo senso la tecnologia, la telematizzazione di alcuni servizi rendono questo punto, secondo me, molto caldo e su cui c'è molto da lavorare, ma molto si può fare. La tecnologia è entrata anche nella giustizia, la telematizzazione dei servizi iniziano a far presa, ovviamente con i tempi della giustizia che non sono mai troppo recettivi, però abbiamo un processo civile telematico, è stato introdotto da poco anche il processo penale telematico, insomma qualcosa si sta facendo. E permettimi una battuta, Andrea, con grosse difficoltà. Sì, il processo penale telematico è stato più un'esigenza della pandemia. Sì. Quindi, in un certo senso, anche la pandemia appunto ha aiutato per accelerare questi servizi legati alla giustizia. Ora attraverso il sito di giustizia.it si possono ottenere dei certificati online, quindi non c'è più bisogno di andare in tribunale per ottenere appunto dei certificati che prima invece richiedevano l'accesso. Insomma, in questo senso è sicuramente un punto caldo su cui molto si può lavorare. Il terzo punto è l'accesso alle procedure di giustizia.
Cioè, noi quando parliamo di processo penale o di processo o di causa civile o in generale di ogni procedura giudiziaria, comunque stiamo parlando di procedure che hanno procedure, regole ferree in questo senso. E pertanto bisogna rendere accessibili queste procedure. E qualora non sia accessibile a tutti la procedura di giustizia così come è stata pensata, bisogna prestare degli accorgimenti per poter consentire anche alle persone affette con di disabilità poter accedere a queste procedure. Per esempio, scusate, quando parliamo di procedura di giustizia, immaginiamo ai tempi i problemi si ponevano in relazione alle testimonianze nei processi penali, qualora per esempio avevamo dei testimoni affetti da sordità. Insomma, bisogna prestare degli accorgimenti, come peraltro abbiamo visto indicato in uno dei punti dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite. Poi c'è un punto che io definirei, per usare un termine legalese, prodromico, ma se vogliamo essere un po' più legal design, parlerei di punto preliminare, che non fa parte del diritto dell'accesso alla giustizia di per sé, ma che secondo me è fondamentale per rendere pieno l'accesso alla giustizia. E stiamo parlando dell'accesso ai propri diritti, nel senso che noi non possiamo avere un accesso pieno alla giustizia se non rendiamo accessibili in maniera piena i nostri diritti. Ma cosa vuol dire rendere accessibili i nostri diritti? Ci sono due parti, secondo me si può dividere in due temi. Il primo tema, renderlo accessibile dal punto di vista della dare piena personalità giuridica e capacità giuridica ai soggetti, e poi rendere comprensibile e dare contezza ad ogni individuo di quelli che sono i propri diritti. In questo senso, parlando del primo punto, l'articolo 12 della Convenzione dell'ONU, quindi l'articolo 13 che parla di accesso alla giustizia, fa alcuni riferimenti importanti, cioè intanto il riconoscimento della persona giuridica in maniera piena, quindi come centro di imputazione di diritti, di interessi e anche di doveri. Poi un riconoscimento della capacità giuridica sulla base di uguaglianza, cioè le persone affette da disabilità devono poter avere una capacità giuridica esattamente come tutti gli altri, in maniera uguale. E qualora fosse necessario l'accesso al sostegno per poter esercitare la propria capacità giuridica, fornirgli gli strumenti. In questo senso penso per esempio all'amministratore di sostegno, che è una figura che è stata introdotta negli ultimi anni e che in questo momento va molto di moda. Stiamo anche scoprendo qualche abuso in tal senso, però questo possiamo fare come esempio del punto 3, appunto l'amministratore di sostegno. E poi bisogna fornire intanto delle misure che garantiscano e prevengano gli abusi di eventuali condotte che vanno a restringere l'uguaglianza, la capacità giuridica dei soggetti affetti da disabilità. E poi l'ultimo punto, l'articolo parla di misure adeguate per garantire un uguale diritto alla proprietà, alla successione, al controllo dei propri affari finanziari o l'accesso al credito. Insomma, in quello che è la sfera personale in cui ogni individuo ha necessità di imbattersi nel corso della propria vita. Ma tornando all'accesso alla giustizia, il tema è sicuramente molto, molto sentito e anche abbastanza attuale. In questo, infatti, l'ONU, le Nazioni Unite, hanno pubblicato proprio nell'agosto 2020, quindi neanche un anno fa, delle linee guida con 10 principi a cui tutti gli Stati membri dovrebbero fare riferimento quando si parla di accesso alla giustizia nell'ambito della disabilità. Sono appunto 10 principi che poi all'interno del documento vengono sviluppati. Io non voglio tediarvi elencandovi tutti e 10 i principi, però ve ne cito 3 che sono quelli che vanno un po' a riassumere quello che ci siamo detti fino adesso. Il principio 2 parla di strutture e servizi devono essere universalmente accessibili per garantire la parità di accesso alla giustizia senza discriminazione delle persone con disabilità. Quindi appunto l'accesso fisico ai luoghi di giustizia.
Il principio 4 parla le persone con disabilità hanno diritto ad accedere a note legali, informazioni in modo tempestivo e accessibile alla pari con gli altri soggetti. E qui andiamo a fare riferimento al concetto di accessibilità ai propri diritti. In questo senso faccio un passo indietro, perché quando abbiamo parlato dell'articolo 12, quindi dei diritti dell'accesso ai propri diritti, appunto avevo fatto riferimento anche all'accesso ai propri diritti inteso come contezza dei propri diritti. E in questo senso qui gli strumenti, la tecnologia e il legal design possono essere molto, molto utili. Perché? Perché quando parliamo di accessibilità ai propri diritti e quindi di comprensione dei propri diritti, pensiamo a rendere più accessibili le normative, a rendere più accessibili i contratti, la contrattualistica. Noi stipuliamo contratti in continuazione, quando acquistiamo su internet, comunque sia, noi stipuliamo un contratto. E poi le informative, siamo inondati di informative sulla privacy, informative sugli strumenti finanziari. Quindi in questo senso noi dobbiamo utilizzare gli strumenti della tecnologia e anche del legal design per rendere più accessibile, a dare più contezza dei propri diritti a tutti i cittadini e quindi anche alle persone affette da disabilità. Tornando invece alle linee guida, il principio numero 5 parla di sancisce che le persone con disabilità hanno diritto a tutte le garanzie sostanziali e procedurali riconosciute nel diritto internazionale. Quindi quando parliamo di garanzie sostanziali parliamo di accessibilità ai servizi della giustizia e quando parliamo di garanzie procedurali parliamo proprio di accessibilità alle procedure di giustizia di cui citavamo in precedenza. Ma lo stato dell'arte dell'accesso alla giustizia qual è? Cioè in Italia come siamo messi con l'accessibilità alla giustizia? Io ho fatto una prova, non ha nessuna valenza scientifica, prendetela semplicemente come una prova che secondo me però è significativa. Il punto di riferimento nell'ambito della giustizia dal punto di vista del web è giustizia.it, che è il sito istituzionale dove si possono appunto accedere anche ai servizi della giustizia che citavamo prima. È gestito dal Ministero della Giustizia, quindi sono entrato nel sito del Ministero e sono andato a cercare qualcosa sull'accessibilità. E non con stupore, però mi ha soddisfatto inizialmente trovare una pagina sull'accessibilità che fondamentalmente diceva: le fasi di progettazione e di realizzazione del sito giustizia.it è stata posta la massima cura al rispetto delle caratteristiche di accessibilità e di usabilità affinché le pagine siano conformi ai requisiti tecnici indicati dalla normativa. Bene, mi viene da dire. Però poi mi sorge un campanello d'allarme. Vado a guardare l'aggiornamento e leggo aggiornamento al 30 maggio 2016. Caspita, 5 anni fa. Quindi vuol dire che il sito del Ministero non ha più trattato questo tema da 5 anni a questa parte. 5 anni sono un'eternità, un'eternità per l'accessibilità, ancora di più per la tecnologia e pertanto, ma anche per la vita normale, in 5 anni possono succedere davvero un sacco di cose, cioè paradossalmente in 5 anni uno può vedere uno stato importante dell'Unione Europea decidere di uscire dall'Unione Europea, oppure, sempre per paradosso, potremmo vedere il mondo messo in scacco da una pandemia globale. Insomma, possono succedere davvero un sacco di cose, in parte sono successe, però ecco, questo è stato un campanello d'allarme che poi si è concretizzato quando io sono andato a cliccare sul link della normativa, perché cliccando sul link della normativa quello che ho trovato è la paginetta di errore che dice pagina non trovata. Ecco, questo è, secondo me, rappresentativo dell'accessibilità alla giustizia, cioè si parla di accessibilità alla giustizia sotto il profilo formale, si fanno degli accorgimenti sostanziali, però sempre molto superficiali. Se si va a scavare un po' più in profondità, quindi si supera quello strato superficiale, si finisce per scoprire le magagne. C'è molto da fare, la tecnologia ci può aiutare tantissimo, la telematizzazione dei servizi ci possono aiutare tantissimo e il legal design può essere davvero un'opportunità sia per renderci più accessibili i nostri diritti, sia per rendere accessibile
i servizi della giustizia e le procedure della giustizia. Io ho terminato. Quindi lasciamo anche un po' di tempo per le domande, se ci sono domande. Sì, vi ringrazio entrambi per l'esposizione. Prima di passare alle domande, voglio nuovamente ricordare ai docenti che ci hanno seguito il codice per ottenere l'accreditamento dei crediti formativi. Per questa sessione il codice è 21.216. Ve lo ripeto, 21.216. Abbiamo 5 minuti prima dell'intervallo e vi faccio un paio di domande che sono arrivate. Chiara Longobardi ci chiede: come arriva un avvocato al legal design? Wow, posso rispondere io? Devi rispondere te, okay. Perché tu mi hai parlato sul legal design. Allora, innanzitutto ringraziamo Chiara per la domanda, perché è molto interessante. Come ci arrivi? Bellissima domanda. Allora, guardando il sito e leggendo i libri di Margaret, secondo me è il primo punto di partenza per arrivarci. Il secondo è che sono stati organizzati anche da noi, da me, da Giuseppe Vaciago, Antonio Ravenna, il mio collega, ci sono speech nostri su YouTube, con il prof Ziccardi avevamo organizzato e Silvia Martinelli tre giorni di incontri nel dicembre 2019, poi purtroppo la pandemia, speriamo di incontrarci presto di nuovo in università. In realtà, vabbè, le università hanno anche ripreso e sono tutte le attività un pochino più di conferenza, di incontri di questo tipo, che forse per adesso non sono particolarmente prudenti, ma speriamo di incontrarci presto. Ci sono dei corsi con la Legal, ne abbiamo fatto uno, Giuffre e la Legal, insomma, ci sono dei brevi master, ci sono alcuni master che puoi acquistare. Però tutta la parte di open source, appunto, ti dicevo, sia su YouTube sia guardando, ho aperto adesso il sito di Margaret del Legal Design Lab di Stanford, ci sono un sacco di paper, alcuni in riviste scientifiche, ovviamente accademiche, altri un po' più informali. Se la tua domanda si riferiva a: esiste un esame che si chiama Legal Design? Non c'è, sicuramente non in Italia, credo ci sia a Stanford, però secondo me e secondo tanti questo è il futuro, cioè creare un corso all'università dove ai nostri ragazzi insegneremo la cosa contraria che verrà insegnata loro appena si presentano il primo giorno in studio. Speriamo che poi anche quello cambi come approccio. Quindi legal design all'università e legalese nello studio. E poi speriamo di poter avere un equilibrio, diciamo. Facciamo così. Che di solito la verità sta nel mezzo. Ok, abbiamo tempo per un'ultima domanda. Ma legal design è una metodologia che adesso come adesso riguarda soltanto l'avvocatura o coinvolgerà il legislatore? Questa è una domanda da $1 milioni. Speriamo che coinvolga anche il legislatore. Come vi dicevo, appunto, io la mia non era assolutamente polemica né critica, il governo ha lavorato in... No, il caso dei DPCM era emblematico. DPCM sì. Con la FAQ che provava a spiegare quello che... Ma allora, in realtà già la FAQ, appunto, discutendo nei vari ambiti del legal design, già la FAQ viene ritenuta, no? un tentativo, un approccio. Esatto, di spiegarsi, no? del giurista. Quindi già, ma all'inizio, non so se vi ricordate, non avevamo neanche le FAQ, cioè quelli di marzo e aprile non si capiva, nel senso, noi come LT42 abbiamo portato avanti un progetto con il Sole 24 Ore, dove è completamente gratuito, si andava sul sito del Sole e si diceva: io sono un professionista, ad esempio un libero professionista,
e c'era per step il rimborso. All'inizio erano dei rimborsi, no? Da 600 euro, il credito d'imposta per gli affitti per imprese commerciali, appunto, delle domande che però per step consentivano di comprendere. Tornando alla domanda, speriamo che, anche perché secondo me deve essere davvero faticoso scrivere in quei termini. Ovviamente non l'ho detto, ma lo sappiamo tutti che noi giuristi, quando scriviamo troppo, sono due le ragioni. O perché vogliamo, uso un termine informale, abbiamo un po' la coda di paglia e quindi fondamentalmente vogliamo scrivere tutto così almeno non abbiamo problemi, che però è il cosiddetto wall of text, muro di parole, dove in realtà è il legislatore, la tendenza del legislatore è quella di dirci: no, ma guarda che se scrivi tutto non stai scrivendo niente perché nessuno lo leggerà e quindi manchi di chiarezza e quindi ti sanziono lo stesso. Questo è un trend, e il wall of text fa parte di quei dark pattern a cui facevo riferimento. E quindi davvero anche il legislatore, quando scrive tutto così, con tante opzioni, con un paragrafo alto così, di solito è perché, appunto, non voglio dire che il legislatore ha la coda di paglia, però vuole tentare di regolare tutte le fattispecie, no? Oppure dall'altro lato ne vuole regolare una specifica senza comprendere tutte le altre, perché altrimenti poi, che ne so, mi viene in mente l'esempio del rimborso: se non scrivo proprio tutto, poi magari salta fuori il libero professionista e la tipologia di libero professionista che non ho considerato e non ho scritto magari come eccezione, e quindi ha diritto al rimborso anche lui. Anche lì, ripeto, era una tale situazione emergenziale che il legislatore ha fatto quello che poteva. Però mi viene da dire che anche prima dell'emergenza non è che ci ritrovavamo con leggi qualitativamente eccelse, ecco, mi viene da dire. Poi, ripeto, un altro difetto che forse aggiungerei ai lawyers quando ci cercano è la polemica, cioè a me contraddistingue quantomeno, non so se è comune come cosa. Ah sì, questo è, purtroppo è, speriamo che sia un metodo, appunto un approccio giuridico anche e soprattutto alle leggi. Perfetto, io vi ringrazio per la disponibilità, per essere stati con noi questo pomeriggio, una sessione, devo dire la verità, veramente interessante. Se non grazie, ci sono altre domande, Alessandro, per l'ospitalità. Esatto, grazie mille, è stato un piacere per noi. Ma anche per noi. Allora dichiaro ufficialmente chiusa la sessione.